di metterti delle lampadine sopra, lui sembra un albero di Natale. Salve! Salve! Perché è proprio davanti a loro che gli diamo fastidio? Che gli diamo fastidio a loro? A chi? E cazzarò! Sono incensurato, sono spento. Sei sicuro? Sì, sì. Ma che sto registrando, eh? Registro, tengo buono. Ma fa quel cazzo che vuoi. La vedi quella chiesetta là? Eh? In quella chiesetta ci sono 60 posti letto. Io venivo qua in campeggio coloratorio. Avevo 15 anni, 16 anni. Da bravo milanese. Giusto? Perché il cazzo sono stronzo. No! Da bra... Dico, i milanesi vengono in montagna all'oratorio. Sto posto nell'85, ok? C'era la metà, che qua non c'erano neanche queste caffè strade, solo sentieri. Morale della favola. Non sapeva che cazzo fare la sera, quindi ti mettevi a giocare a scopa. La sera abbiamo fatto una partita a scopa fino ai 251. Solo che c'era in giro bottiglie di grappa, così, finito le 5 di mattina che ero ingranato e io dormivo sul campanile. Non avevamo dubbi. Aspetta, arrivando a casa, cioè andando in camera la sera, mi sono messo a suonare le campane. Il caso fa Cicerone di più, eh? Il domino. Fica, alle 7 c'era la vita. Io ero su spiana, mi girava tutto il mondo. Ma... Mi è toccato lavare i piatti per una settimana dopo. Vabbè, bisogna dare, eh. Se è dato si riceve anche. Ascolta, è finito quei fumogeni, quel tuo alchimia del cazzo, telecameraman di merda. Non ho capito se fumo di più quel cesso lì o quell'altro a due ruote che c'hai. Guarda mia. Mananca! Questa qui è la casa che porta